Penso che sia un veramente motivo d'orgoglio del nostro paese avere questo patrimonio che altre nazioni non hanno. È la sintesi di storia e bellezza, i nostri borghi rappresentano questo. Che dire, dobbiamo crederci. Farei soltanto una battuta, in fondo l'ANCI è stata negli ultimi anni, anche giustamente, guidata dai sindaci delle grandi città, si sono succeduti vari rappresentanti, tutti autorevoli, però sarebbe bello in futuro avere un sindaco borghigiano, un sindaco che esprima questa realtà di un'Italia minore, ma non per questo un'Italia che si distanzia dalle idee migliori che noi possiamo nutrire per il nostro paese, per il suo futuro. Bene, quindi l'ANCI continua a sostenere questo progetto e a, diciamo, affiancarlo? Beh, convive con la realtà molteplice dell'ANCI, al di là degli aspetti, diciamo, formali, burocratici. I borghi sono parte dei nostri comuni, alle volte si identificano con un comune è un borgo alle volte, quindi è la realtà viva dell'associazionismo nella sua storia, appunto, e anche nella sua evoluzione, nel suo futuro. E penso che sia da seguire con attenzione questa bella realtà che da anni ormai, attraverso la guida ai borghi più belli d'Italia, permette anche all'opinione pubblica, la più vasta, di avvicinarsi a una dimensione che caratterizza un'Italia apprezzata nel mondo, un'Italia che viene vista con occhio benevolo e con grande, alle volte anche con qualche punta di invidia, insomma. Esatto, quindi c'è una grande promozione anche internazionale di questi borghi d'Italia, e meno male, perché appunto oltre il turismo anche si tende a voler far rientrare i giovani in questi borghi. Siamo all'Enit, esatto. Siamo ospiti dell'Ente Nazionale per il Turismo, quindi è un modo per far capire a noi stessi che dobbiamo aprirci alla valorizzazione giusta, senza esagerare, del nostro patrimonio. Questo è uno dei segmenti della politica di valorizzazione del patrimonio Italia. Bene, poi abbiamo visto che oltre la rivista, la guida, ci sono anche tante trasmissioni televisive importanti che ne parlano, e quindi Ad Maiora. Grazie a Lucio Dubaldo, grazie per tutto il lavoro che continua.